veramente Neli, sontuoso. No, guarda io. Allora, io volevo parlare di Milan, ma ci arriviamo. Però ci sono delle dichiarazioni del procuratore di Artem Dobik. Prego, Torre. Ovviamente non si parla di Milan. Cioè. Fra una mezz'ora, ha capito come... Coin, ma se il suo Milan non compra... Fai che ne ho dato da parlare un mese con Conte. No, chiaro, ovvio. Prego. Ma sono vere o sono finte? Questo è il tema. Vere. Fabrizio Romano. Ah, e dimmi dove magari. Francisco! Torrista, Torrista di titanio. Francisco è parente di Gary Lowe. Cioè, fuori di Giovan Battista. Fuori, Giovan Battista è legittimissima, tra l'altro. Oggi Giovan Battista fa troppo il simpatico, ma però va bene. No, è una domanda, ragazzi. Sta entrando nel mood contro cazzo, dai. E questo mi deve preoccupare abbastanza, ragazzi. La lega in inglese, Torre, che non c'è la traduzione. Artem Dobik, agent Alex Lewandowski, tells Ukraine football Atletico Madrid is a great club, but we didn't see a serious project for Artem Terror. Their offer è pesante, oh. Is significative his financial terms compared to the hotel offers. La squadra, ma non è un progetto serio per Artem. Non abbiamo visto un progetto serio per Artem. Vabbè, follia, questo va a Roma, non vede il progetto serio all'Atletico Madrid. La loro offerta era significativa, vabbè, quella roba è bassa. Parola 2. Esatto, a livello economico, comparata con altre offerte migliori. Vabbè, ma lo fanno, eh. Ma perché non dice che lo pagano di più a Roma, dai, ma che cazzo dice? Ma questo il progetto sì, vabbè, a Roma è chiaro, grazie Francisco. Ma è chiaro che c'è... Allora, Franci, perché qui oggi ci siamo divisi, insomma... Enerix ha detto è un attaccante normale, Adayale si è incazzato, ha detto che è il più forte di tutti. Adayale sta litigando con tutti Adayale sto periodo. Ci dica la sua senza maglia indosso, insomma. Io credo che Dubrić sia un attaccante oggettivamente forte, non è un fuori classe, ma è un attaccante forte. Credo pure che il contesto Girona lo abbia aiutato nel diventare capocannoniere, perché il Girona soprattutto sugli esterni aveva uomini che attaccavano gli avversari, creavano superiorità numerica, e lui oggettivamente in area è bravo a muoversi, è bravo a colpi di testa, è bravo a farsi trovare, a leggere le situazioni, quindi a stare nel posto giusto al momento giusto. Io credo che per essere un attaccante proprio top dovrebbe usare di più il destro, perché lui è uno che va veramente tanto sul sinistro, però devo dire che è un attaccante che merita, perché nonostante la stazza gioca molto con la squadra, merita perché nonostante quella stazza c'ha comunque velocità, magari non sui primi passi, ma quando c'ha campo è un attaccante potente, è abbastanza agile, può mandare in porta i compagni, quindi secondo me è un attaccante completo. Ripeto, non è un top assoluto, però è un attaccante forte. Era stato cercato dal Torino 3 anni fa e non ci è andato per pochi milioni. Era stato cercato dalla Lazio l'anno scorso, ma era stato bocciato dall'allenatore precedente, a cifre ovviamente minori rispetto a quelle di adesso. Però io credo che rispetto ai nomi che erano stati fatti, soprattutto Sorloth e El Nesyri, questo sia un upgrade, Damian. Ecco, per concludere. Sì, rispetto a Sorloth e El Nesyri sicuramente è un upgrade, ma rispetto a Lukaku? Luca, lascia stare l'età e l'economia. I due giocatori presi per quello che sono, fai un upgrade nell'istantaneo? Secondo me no. Franci, lui o Ioannidis? Bella domanda. Adesso, sicuramente tutti diranno Dubrić, perché Dobik è più Dubrić conosciuto. Che è il cubo? Sì, è il cubo di Dubrić. Esatto. Il cubo di Dubrić, prego. Dobik è più conosciuto, ok? Io credo che Ioannidis ci abbia più potenziale. Questo è, sostanzialmente. Vabbè, se fosse, cioè, però per te. Se fosse per me dipende dalla squadra che ho. Siccome non so due top, non so Lewandowski. C'hai la Roma. Se ho la Roma mi prendo Dobik, se ho la Lazio mi prendo Ioannidis. Perché so due progetti differenti. Proprio in assoluto, se io ho una squadra a parte che devo costruire, prendo Ioannidis. Perché anche se è meno bomber, gioca con tutti e due i piedi, è un po' più... Dobik non è grezzo, però è più pulito tecnicamente Ioannidis.
cioè, ci vedo un po' più di prospettiva, ma è una cosa proprio mia soggettiva, eh? Non c'è oggettività. Vabbè, spam del 0-0 in chat, va. Grazie. Non fate morire il treno. Livello 9, sontuosi livello 9 di sera, eh? Beh, 9 minuto e 30, un minuto e 30, non lo fate morire. Torre, doni qualcosa dura pure lei. No, torre io non io dona, io torre, io torre ci toglie chi dona. Mi ha chiesto di dirmi, tolto il parere economico, perché chiaramente Lukaku è più vecchio, lo paghi il triplo, credo, di stipendio, quindi è chiaro che la bilancia pende sull'ucraino. Però proprio presi i due giocatori, singolarmente, sì, ti chiedo oggi in Serie A chi ti dà di più. Per me Lukaku oggi. Io invece, sai, Luca, te direi l'ucraino, perché io credo che Lukaku abbia dimostrato di essere proprio... in Italia lo valorizza solo un determinato tipo di gioco per lui, perché alla Roma a un certo punto la Roma giocava in un certo modo e se valorizzava Lukaku, la Roma ha cambiato modo di giocare, Lukaku si è perso. In Italia arriva con Conte, fa benissimo il secondo anno, perché Conte decide di abbassare tutti, lascia Hakimi a fargli uno contro uno e Lukaku da solo a fare sportellate, potenza, forse. Quindi lo vedo, è un grande attaccante, ci mancherebbe, però secondo me è troppo targetizzato con un tipo di gioco. Cioè, se tu lo dai al Milan, probabilmente il modo che c'è adesso il Milan di giocare, Lukaku fa fatica. Se tu lo dai alla Juve con Thiago Motta, Lukaku fa fatica. Se tu lo dai a Sarri, Lukaku fa fatica. Cioè, almeno questa è la mia idea. Se lo dai a Conte, probabilmente non fa fatica. Io sull'ucraino non vorrei, me lo auguro per i tifosi della Roma, che come hai detto tu, Mister Pdor, un fainista di primo pelo, vero? Sbaglio, ci sono Donator anche differenti rispetto al solito. Sì. Oggi si sono un po'. Oggi, vabbè, ma devi pensare che tutto grazie a me. In vacanza, quindi Colucci sta in livello 10. Livello 10, avanti. No, finito. Ma come finito? Il treno, morto il treno. Ma vaffanculo. No, stavo dicendo. Aspetta un attimo, Luca, poi te lascio subito parola. Non c'è Colucci, grazie, che è in cacco vacanza, e quindi lo stanno sostituendo. Siamo la più bella community del mondo, noi, del mondo di Giovan Battista. Lei lo dovrebbe pagare lei a me, che sta qui. Grazie, Lollo. Lollo. Anzi, sai che ti dico? Arriviamo a 100 e facciamo il bingo oggi. In più, non domani. E in più, se facciamo le 100. Vi dico, leggi Lollo, Francesco... leggi Lollo, coenista di titanio, fai arrenditi! No. Questo sarà marito da amante di Cohen. Stiamo entrando in casa, Faina. Ecco, diceva così pure Ciccione a finire il battesimo. No, diceva così anche lui, però. Allora io propongo che alle 100 Francesco regala una maglietta a suo piacimento. C'è sta. Azza. Quella che vuole. Paramatti la diamo a Zazzaroni. Come Zazzaroni? Chi è Zazzaroni? È matto di Paramatti. Come è malato? Huggins. Malato, ma è, nel senso, ma è un che... gioco di... No, nel senso che gli piace tantissimo, gli piaceva tantissimo Paramatti. Consegnata da Enrico Camelli. Ma che cazzo c'è di Zazzaroni? Consegnata da Enrico Camelli, immenso. Tu come stai capendo? Immenso. No, io volevo continuare... Allora prego, continua, bisogna fare quello che uno vuole, grazie Luigi. Stavo dicendo... Dario 91. Dario 91 è annata. Dario 91. Dica cos'è Dario 91? Cos'è? La mia, frate. No, lo scriva Dario 91. Lo scriva. Viva Dario. Se non lo scrive è un neutro, un ateo. No, io è torrismo. Io non fondo partiti, ma tutti gli indipendenti se palesino come indipendenti. Vabbè, va. 0-0, ma dai, io schifo. Non seconda partita, io raccolgo tutti. Ma certo. Beh, c'è troppo facile. Scusi. DC totale, vita. Demita. Lollo che è uno di noi. Lollo che è uno di noi. Lollo che è uno di noi. Avanti. Incredibile Lollo. Può togliere Chirico, quel bastardo. Ah, ok, ma tu sai, frate, che tutta sta gente sta dando 5 sub per questo? O non l'hai ancora capito, frate? Sì. Vabbè, mo dai, facciamo finta che non è vero. Ma frate, è vero. Amante ufficiosa di Cohen ancora, grazie, ancora una. Ancora una. Ma indaghiamo Cohen però, Finché dona. Prego, vada. Ma, no, dicevo, come ha detto... Cohen la paga, dica la verità. Lei dona le sub perché è Cohen che gli dà i soldi. Vedi, assolaziale. Incredibile. Assolaziale.
immenso asso laziale. Prego, vada, la, 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 vada, mi interrompono, sembro Camelio. Come ha detto Di Giovan Battista, il fatto che lui sia stato valorizzato dal contesto Girona è quello che secondo me deve essere la paura dei tifosi della Roma nello spendere i 40 milioni. Poi è chiaro, le alternative se erano Sorloth e Del Nesiri. È ovvio che Dario 94 e Dario 91. È ancora Dario 91. Schieratevi. Di chi siete? Dario 94 e Dario 91. Sì, ma Coin però deve stringere, Coin. Mi interrompono, sono stato interrotto di merda, poi, ma la vuoi toglie? Ma no! Allora, la chat ha detto che gli piace, si tiene. Schifo, te. Posso? Che cazzo vuoi? Non lo so, vada. Dicevo, il fatto che diceva Di Giovan Battista, io mi trovo d'accordo, e fossi tifoso della Roma avrei questa paura, che lui ha fatto l'annata che ha fatto, che indiscutibilmente è stata una super annata di Dobic, però può essere che in quel contesto dove tutto girava bene, del girone eccetera, gli è venuta fuori questa annata qua, perché poi se andiamo a ritroso nella sua carriera, insomma, è uscito fuori un po' tardi. Ha fatto i gol che ha fatto, li ha fatti negli ultimi due anni, ma prima faticava ad arrivare a 15. Non lo so, vale quei soldi? Però lo vedremo in Serie A. Tu Luca devi, prendendo lui, cercare di non ricreare il vale merce Girona. Vale merce che ne dona 10 per non vale sentire l'aller. Vale merce che ne gift altre 10. Ma e lui però non si schiera. Vale merce. Se non si schiera. Ah, certo, è così. Lui ha la acchiappa. Vale merce e turismo. Vada Di Giovan Battista. Luigi's. Luigi's. L'ho tolto, hai visto? Rompi sempre il cazzo. Luigi's. Quando c'è un record? Che record? Che record? È record, è la prima live senza pelati di controcampo. Ah. Vabbè, io fra un po' ci arrivo. Ancora per poco, sì, però. Contro tricologia. Ferma, ha vinto il no. Lo so, l'ho tolto già da due minuti. Ha vinto il no, bastardo. Frate, ha vinto il no, manca ancora 4 minuti. Ha vinto il no. Bastardo. Beh, l'ho tolto, che vuoi? Intanto tutte verme. Queste 5 sono arrivate per quell'altro. Verme, faccia rispondere chi è competente di calcio. Vada Di Giovan Battista. Ah, ops. Mi sono scordato. Non so vabbè, no, il vedo la domanda. Mi sei scordato. Vabbè, dai, ma che schifo. Ma non si può scordare. Di Giovan Battista. Frate, tu dimmi una cosa. Francesco si sveglia alle 5 e mezza di mattina e alle 7 attacca una trasmissione che poi arrivano con tutto il bene, tutta gente forte che io conosco, apprezzo anche e sento tutte le mattine, però che non so giovinastri, e tutta gente insomma adulta, ferrata. Vabbè frate, ma anche tu non è che c'hai due anni. Mi dico Franco Melli. Guarda, Franco Melli, immenso. Quello che gioca all'Armani, all'Olimpia. Quello si chiama Nicolò. Ah, ops. Di Giovan Battista, le spiego una cosa. Quando ci si collega in live con la libreria dietro, bisogna riempirla la libreria. Lei ha totalmente la libreria vuota, non ha neanche fatto finta di leggerla. Cazzata. Ma la metta bene. Mi scusi. A parte sono venuto a casa nuova da un annetto, quindi. E minchia, in un anno non è riuscito a spostare i libri. Deficiente, io divido per categorie. E dove ci sono i buchi? Che categoria ragazzi, è? Possiamo fare un applauso a Francesco? È entrato nel mood contro calcio. Insulta Torre, no, dice parolacce. Regala maglie. Sì. Che uomo, incredibile. Andrex. E abbiamo raggiunto il gol. E non ci fermiamo. Dicevo sono divisi per categorie. Ci sono i libri sui sistemi. Il porno dov'è? No, però fai ma sono libri, cretini. Ma no, poi la della nella parte grazie della mia ragazza di là c'è cioè, tutto pavimento. Come nella parte no, della no, sua no, ragazza no, no, no. Battista, ma si plachi, mi scusi. Pavimento, la mia ragazza faceva la fisioterapista del pavimento pelvico, cari miei, che voi non sapete neanche che è. Che cos'è? Ah, Luca, dici cos'è il pavimento? È una cosa zuzza. Ah. Danni da parto,
Prolasso. Ah, vedi? Vabbè. Prolasso, ma che schifo. Ma se va a fare qualcosa... Ma è una cosa spiacevole, mi perdono. Ma se va a fare qualcosa per la prostata di Luca Coin, eh? Ma perché c'ha la prostata? Ti ricordi, Boldi, che se sfalda la prostata... non si può. Vabbè, capito, sono divisi per categorie, tutto qua. Okay. Ecco perché stanno sparati. Francesco si ascolta su Radio Radio... In FM, vai, fate un po' di pubblicità, no, dai, ragazzi, giusto? Vai. Vabbè, c'è l'app, basta se uno si scarica l'app. Vabbè, però scusi, l'app. Se io abito a Torino e voglio sentire radio, dall'app. C'hai l'app oppure c'hai non ho internet? Sono un vecchio di 80 anni, non ho internet, ho l'FM. A Torino se c'ha la macchina vecchia non te senti, se c'ha la macchina nuova c'è il dub. Oh, ma aspetta, c'è il dub. Okay. Cioè l'ottantenne c'ha il dub, non sa so manco che è, ma che pochi, E allora s'attacca, avete visto suo, però qua sbagli Giovan Battista, perché quando fai dub devi anche fare a dub, eh? Sveglia, dai. Bravo, eccolo. Sono dei boomer e non hanno Twitch. Io ho eccolo. Sempre detto a papà di farlo, non l'ha mai fatto. Vabbè, comunque. Andiamo avanti perché c'è concorrenza, c'è controcalcio, ma che ne sai te? Vai, con chi la fa? Faina, scusi, dimmi una cosa. Con chi la fa? Beh, c'è Enrico Camelio, scusi. Basta con Camelio. Ma Camelio basta. Anche . Perché, guarda, possiamo dire una cosa senza spoilerare chi è? Camelio. L'hai chiamato? Sì, aspetta. Vabbè, ma non è possibile, dai. Cosa che ho detto? Ragazzi. Non è possibile. Cosa ho scritto? Dai. Cioè, non possiamo... Ma è uscito davvero, Fra? Abbiamo un gruppo io... Ci avevamo ormai un gruppo io, Damiano e Camelio, per cercare di farlo, diciamo... Di placarlo su tante vicissitudini. Esatto. Però ha detto che abbiamo fatto troppi 0-0 e che quindi gli abbiamo scassato la minchia, questo è testuale. Ed è uscito dal gruppo. Sì, ora gli chiediamo tutto. Allora, andiamo avanti. Cohen, vorrei ripetere la domanda? Ne volete blasta qualche altra cosa dopo la libreria? No, non era una domanda, era un'osservazione. Dico, se io fossi un tifoso della Roma, sicuramente sarei felice dell'acquisto, perché rispetto a El Nesiri e Sorloth è di un'altra categoria, secondo me. Però il rischio che lui sia stato valorizzato in questa stagione da quella che è stata la stagione del Girona, dove il meccanismo era olevato e tutto andava alla perfezione, c'è. Poi, se lo vogliamo negare, neghiamolo, però c'è. È vero, è vero, senza dubbio. Però qual è l'alternativa? Dario. Jonathan David? Eh sì, infatti, l'alternativa è più scarsa, dici tu, però spendi meno. Più che più scarsa, è un'alternativa, è proprio differente. Cioè, io, onestamente, non ho capito molto la linea finché era Mika Utadze, Sorloth, Elnesi, cioè tutti giocatori diversi, ok? Sì. Poi invece hanno girato sui colossi. Quindi sui Sorloth, El Nesiri e adesso Dovbik. Quindi adesso credo di aver capito qual è la logica di De Rossi. Però prima era un po' c'era molta confusione, ok? Quindi Jonathan David può essere sicuramente un'alternativa che costa comunque più o meno così. YI, sempre in Francia, può essere un'alternativa. No, però io dico, quando tu prendi qualcuno su cui hai dei dubbi... Dario 91! Dario 91. Però non si ferma. Scusi. Dario 91 che non si ferma. Che fai in Insta? 250. Prego. No, dico, quando tu fai una spesa di 40 milioni, che è una spesa importante per la Roma, ma in generale per qualsiasi club italiano, certo, devi avere pochi punti interrogativi, poche possibilità di fallirla quella spesa. Lo dico io che col Milan ne ho spesi 30, con De Ketelaere e ci sono passato, so cosa vuol dire fallire un acquisto, no? E secondo me a quel punto in cui si è ritrovata la Roma, domanda che pongo ai tifosi della Roma, non era il caso di rivalutare Abraham, che è stato un altro acquisto da 40 milioni che poi ora è lì parcheggiato? Questo è un tema. Però è una bella domanda questa, eh? Fai in Insta, però, Dario 91 immenso. Luca, tu te la senti, tu mettiti, non ti metti nel tifoso della Roma, mettiti in, che ne so, in De Rossi. Tu te la senti di rivalorizzare Abraham, che ha fatto un anno decisamente bene, un anno decisamente male, e poi quest'anno è ingiudicabile perché si è rotto il crociato. Se tu magari non hai idea che quello possa essere il tuo attaccante ideale, beh, allora se a De Rossi non piace, ovviamente no. Però se l'idea è mi serve una punta,
non sono riuscito a prendere quella che poteva essere una sicurezza al 100%, dove spendo magari 25-30 ed è uno che bene o male in carriera ha sempre fatto 20-25 gol, e devo andare a prendere appunto Dario 91. Dario 91, bastardo. Dario 91. Dario 91. Avanti Dario. Scritto prima, assettate, io farò entrare un bastardo. Se ne vada, fatemi entrare. Non vogliamo, far posso far entrare un ospite? Punto. Posso metterti? Pazzi come te, vinceremo insieme. È una giornata difficile. È stata una giornata molto difficile. Molto difficile. Allora, no, però torniamo. Aspetta, ne approfitto sull'argomento perché voglio chiedere una roba a Fra. In realtà, in risposta anche a quello che ha detto Cohen, perché Cohen, io ti sento dire rispetto a Sorloth e altri nomi è di un altro livello. Ma in che modo Sorloth dovrebbe in questo momento valere meno di Dovvik, se ha fatto un gol proprio, in meno? No, proprio come caratteristica. Scusami Cohen, se ha fatto un gol in meno in una squadra che si è classificata peggio. Cioè, ti ricordi cosa diceva Daiale di Sorloth? Ok, adesso è venuto qui a raccontarci Dovvik come un fenomeno, ha fatto un gol in più di Sorloth. No, no, ma proprio come caratteristica. Io parlo a gusto personale. Credo che sia più giovane Dovvik, però. Come caratteristiche del giocatore, sì. Dovvik, c'ha un anno in meno. È meno incerto di Sorloth. Sorloth secondo me ha fatto proprio l'annata tipo Piontek, invece in realtà se vai a vedere nei numeri ma che schifo quello dietro, dai, mandalo via, che schifo. Saluta Davide, ma quello dietro vieni saluta come Davide. Ma dai, fratello, ma chiamiamo il controcalcio, i capi di questo canale, le leggende, le persone che comandano. Ma quello è Green. Tony, dov'è il video della puntata di oggi? Beh, questa è una bella domanda. No, vabbè, stava venendo qui, come cazzo faceva, però adesso glielo facciamo mettere. E chiedesse scusa alla chat, però. Chiedi scusa alla chat. Io ho già chiesto scusa, perché io ho premura dei miei ragazzi e quindi glielo avevo Ma dove si pensa di essere? Uomini e donne con la faccetta, il capello delle case, ma cosa vedo? Quella sigla, faccia Luca, capire. Luca, lo so che rosichi perché non ce li hai. No! Rosichi perché non ce li ma hai. Ma è gravissimo. Ne vuoi un po'? Te ne do. Ma li ho avuti alla tua età. Guarda, abbassa, guarda che qui, qua vedo già, Guarda che alla tua età li avevo anch'io, il peggio viene dopo. Vabbè, andate a fanculo. Dai, andate a fanculo. Ciao. Che fa, li caccia? Sono nati con lei, non li può cacciare così. Li caccio. Allora, io vorrei parlare un attimo di Milan. No, aspetta, però fammi rispondere a sta domanda a Digio, che mi interessa la sua risposta. Non mi hai fatto la domanda. No, appunto, quello che ti chiedo è, c'è veramente così un abisso tra Dovvik e Sorloth in questo momento, tanto da spostare l'opinione dei romanisti, cioè di Daiale in realtà, da... È arrivato Sorloth, sta arrivando Sorloth, che merda, arriva Dovvik, un fenomeno, attaccante da scudetto. Allora, io ti dico che Sorloth non è proprio una merda, ok? No, sono d'accordo, crede. Non è, ma neanche tutto sto fenomeno. Però pesano due cose secondo me. La prima è che effettivamente intravedi qualcosa di più nell'ucraino. Questo credo ci sia poco dubbio, anche a livello proprio di come gioca. La seconda cosa è che tu guardi il Girona ed è una squadra che quest'anno è stata in hype tutto l'anno, Andrea. Cioè è totalmente una questione differente. Però cioè, secondo me è un downgrade nei confronti di Dovvik. Cioè il fatto che la squadra abbia reso così bene e un giocatore sia arrivato così tardi a rendere così bene in un top campionato mi fa dire, ma non è che si è trovato al momento giusto nel posto giusto. È quello giusto. Che stiamo dicendo. E basta. Però non è neanche sbagliato trovarsi nel posto giusto. No, cioè, per carità. È anche un merito, Certo. I gol che fa, anche e soprattutto quelli dei tapini, oppure quelli di testa dove, che passa dietro ai difensori, quelli ci devi stare lì, significa avere visione del gioco, conoscenza del gioco, comprensione del gioco, comprensione delle intenzioni dei compagni, cioè... Significa che sei un giocatore abbastanza evoluto. Poi ti ripeto, per me per essere top assoluto devi sapere usare tutti e due i piedi, come fa Lewandowski, e Dovbik oggettivamente cerca in maniera anche forzata al sinistro praticamente sempre. Però capito Gio, perché diciamo Gio? Però capito Fra, in una perché squadra Digio, ho messo Digio. In una squadra in cui anche gli esterni hanno reso a quel livello, perché Savigno e Zigona, vabbè, quello lì ucraino non mi ricordo mai come si pronuncia,
anche lui ha fatto una stagione clamorosa, diventa pure più facile segnare. Cioè, nel senso, in una squadra in cui due esterni rendono da paura, la squadra gira da paura e fa 4-5 gol a partita, mi diventa più facile che l'attaccante faccia 20. Grazie, gol. Giacomo. Sì, certo, ti diventa più semplice. È ovvio, è ovvio. Però, ti ripeto, probabilmente... conoscendo anche De Rossi e il modo che vuole avere De Rossi di esprimersi proprio come a livello metodologico, secondo me molte cose può riprendere da Michel del Girona. E allora in quel caso, chiedendo soprattutto giocatori che saltano l'uomo, che te creano la superiorità eccetera, probabilmente l'idea di spendere così, cioè a parità, potrebbe aver detto prendimi Dovbyk anziché Sorloth, perché nel momento in cui lui viene più basso e ci abbiamo campo dietro, Sorloth non ci arriva a fare, che ne so, 32 orari, che ho visto un po' anche i dati. Daniel, non spamma. Sì. Magari Dovbyk sì, e quello mi può fare la differenza. Non sbaglio, Dovbyk è stato l'attaccante più veloce della Liga, non vorrei dire una cazzata, però... Questo non lo so, perché io... Come velocità massima, eh? Ieri e oggi ho cercato un po' di parametrarlo con gli attaccanti della Serie A, non ce n'ha tanti più veloci, eh? Ovviamente leviamo gli esterni. No, ma è veloce, ha una buona velocità, un buon passo. Soprattutto sulle lunghe distanze. Chi hai trovato più veloce? Chi hai trovato più veloce? Ce ne stanno due, però non ve li dico. Morata, che non ti ricordi? Morata, no, sicuro? Morata non ce l'ho messo perché okay. Ho messo solo degli attaccanti. Vabbè, sarà Osimhen. Però ve lo potrei dire nel giro di 5 minuti creo un report, insomma. Va bene, posso va sapere. Bene. Scusa, Fra, prima di parlare un attimo di Milan, al volo due cose che lo chiedevano in chat, perché oggi sono uscito con la richiesta di info da parte della Lazio su Cerchi, se ci iscrivi il Cerchi, aspetta l'altro. E volevano sapere che ne se faresti lo scambio Dumfries Wan-Bissaka. No. Mamma mia, ma come fai a fare uno scambio del genere? No, ti dico la verità, no, perché secondo me Wan-Bissaka è proprio da contesto inglese. Ma poi è un incompiuto per definizione. Ma poi che scambia è A me non dispiace Wan-Bissaka. Ma poi è terzino, non può fare il quinto Wan-Bissaka. Non può fare il quinto. La stagione di Wan-Bissaka ad alti livelli. Wan-Bissaka però non può fare il quinto come giocatore. Ti dico la verità, ma ad alti livelli non... Poi è un distratto. Vero, quello è vero. Non è un giocatore da grandissimo club a grandissimo livello. Per quanto riguarda Cerchi, Damiano, che te devo dire? Cerchi è uno di quei giocatori che Franco Algerini, che c'hanno l'estro dei Franco Algerini, che c'hanno una qualità tecnica, quella capacità di orientare il controllo, essere sempre pronto a saltare l'avversario, che c'hanno frequenza, che c'hanno visione, però c'ha pure la discontinuità dei Nasri, di sta gente qua. E io, se fossi la Lazio, in scadenza 25, me lo prendo subito. Anche perché le cifre, secondo me, sono molto più vicine ai 10 che ai 20. E addirittura, secondo me, sì, sono molto più vicine ai 10 che ai 20. Allora, se un club non è serie aspetta, A. tipo 15 per fatevi 13 più bonus. Porca troia, ma io ti posso dire una cosa, Fra. Chiamami pazzo, chiamami scemo. Ma se io devo scegliere tra Sulè e Cerchi, mi prendo tutta la vita Cerchio. Ma non esiste, però, ma ragazzi, ma voi non capite. Perché purtroppo non vi rendete conto di che giocatore è. Che ma bello, ragazzi, c'ha una qualità quel ragazzo. Vabbè, ragazzi, io voglio bene. Non si offenda nessuno, ma la Lazio davvero... Ma un anno e mezzo fa valeva 70 milioni. Se la Lazio non prende Cerchi, ragazzi, veramente. Vabbè, ma magari Damiano non c'è... Cioè, la Lazio ci può anche pensare, perché sicuramente... Guarda, sti cazzi dei Ioannidis, guarda. Sti cazzi dei Ioannidis. Sembra rispetto ai greci. Porta sì, rispetto vabbè, ai ma greci. Guarda, io Cerchi farei carte false per Cerchi. Però, false. Ascolta, se sei uscito, evidentemente ci hai avuto una soffiata. E a parte qualcuno che se le inventa proprio, non nascono mai per caso, quindi evidentemente la Lazio o ci ha pensato, no, a me è meglio dalla Francia, vabbè. Però dico, magari poi tu trovi resistenza nel giocatore, e non credo, però sai, so che c'è il Borussia sopra, e beh, frate, se scegliere tra Borussia e Lazio, no, però frate, te voglio bene, però Dovbyk tra Champions e Europa League sta a scegliere Europa League, Sì, però non è il motivo quello. È chiaro, sono d'accordo, quello che dicono tanto di Cerchi, Fra, è che abbia, lo dicevano anche in chat giustamente, è che abbia grossi problemi caratteriali. C'è una polemica in Francia, tra l'altro, su Cerchi, perché ieri sembra non abbia cantato l'inno
Lino della Francia. C'ha dei problemi importanti a livello caratteriale, però magari è il contesto francese che gli crea problemi, eh? Cioè magari fuori dal contesto Francia è un giocatore che risolve anche quelli che sono i suoi problemi caratteriali. A livello prettamente di giocatore, io no, vi ripeto... Come qualità individuali, quelle che si chiamano competenze tattico-tecniche individuali, è tanta roba. No, ma soprattutto, ripeto, tanta roba. Guardate che due anni fa il Lione rifiutava offerte da 50-60 milioni per questo giocatore. Questo era un giocatore che era uno dei talenti più hypati di Europa a livello generale nel panorama calcistico europeo. Ma l'anno scorso però non fa una bella stagione. No, Lione però, Luca. Cioè, veramente il Lione è stato imbarazzante. Ma non ha mai fatto grandi stagioni al Lione, eh? Tra l'altro il Lione c'ha il terzino della Francia, diciamo delle Olimpiadi, che è Sahel Koumbedi, cioè in realtà che ha fatto l'europeo Under 19, che è 2005, e non sono riuscito a valorizzarlo. Lui alle Havre era veramente una macchina, ma sembrava un piccolo Lilian Thuram. Eppure a Lione non è andato, Kift Orban non è andato nessuno. Capito Francia, non è andato. Francia è 2003, Sì, è molto giovane. Per dirti che a Lione ha fatto male chiunque l'anno scorso, tutti. Duamà, per dire, che ha fatto bene appena arrivato, poi si è perso. Cioè, è stata una stagione un po' di cacchio. Ma aspetta però, chat, anche voi, non mi dite fa la fine da Awar, perché Awar ha avuto dei problemi fisici importantissimi. Cerchi sta roba qui non ce l'ha mai avuta, ha avuto una frattura del metatarso che l'ha tenuto fuori per un po', ma quello è stato un episodio contusivo, quindi non è una caratteristica sua. E poi Andrea, Awar c'ha una cosa abbastanza evidente, che è il passo. Cioè Awar è un calciatore proprio da contesti dove il campionato non c'ha quei ritmi che c'ha, cioè per dire il campionato spagnolo a livello proprio di ritmo di gioco è diverso da quello italiano. Lì probabilmente Awar si sarebbe trovato meglio. Cerchi non ha quel problema, perché Cerchi a livello di frequenza di passo, di frequenza d'appoggio, è veloce. È un giocatore rapido e veloce, che sono due cose differenti. No, e soprattutto Popino, visto che stai spammando in chat, vaffanculo sopiava Roma, insultavate. No, stiamo parlando di un acquisto. Penso proprio di no. Stiamo parlando di un acquisto che sta facendo la Lazio, ok, giocatore di cui non so se già c'era l'anno scorso il nome in ottica Milan, ma è un giocatore di cui io sono innamorato da sempre, in primis perché lo prendevo sulle carriere di FIFA e diventava un fenomeno, e in secondis perché appunto mi ricordo il periodo in cui si parlasse di lui come uno dei talenti più importanti del calcio mondiale. E vi dico, occhio, perché Cerchi è un giocatore che in Serie A può fare la differenza, soprattutto in un contesto come la Lazio. Ma può fare la differenza. Ma tanto non lo prenderemo. Ma secondo me, mai, infatti, perché... è impossibile che lo prendi. Se lo prendi, fai un colpaccio. Comunque, siccome c'è Dario 91, che stasera è il mattatore, Franci, ti ricordo, mi chiede. Del mio anno, del mio anno, ricordo. Ti chiede, grazie, K. Ti chiede se ti ricordi il magico Catania. Grazie, Dade. Cioè, ragazzi, il magico Catania ce lo ricordiamo tutti. Cioè, con quei gol a San Siro, con Morimoto, quella roba lì, c'era pure Terlizzi, come no? Catania. Grande Terlizzi, viene in palestra con me, immenso. Sì, Fabrizio Romano twitta dicendo che la Roma e... Scusate, la carbonara che risale. E la gente di Dobbic... Milano la carbonara, ma perché? L'ho fatta io. Ah, ok, allora... Capirai, lo sai che intruio. Frate, io faccio una delle carbonare più buone di Roma. Dice che Camelio è una pippa, però l'agente di Dovvik ha già discusso i termini con dai con breaking, Roma, che ha detto breaking, sì, dai. Abbiamo già lei. Oh, beh, breaking news, Eneri, assettate una stamattina, dai. Abbiate con Romano, che cazzo? No, breaking, frate, breaking sotto Romano, breaking. Dai, assetta, Eneri, assetta, fra un secondo puoi rileggere, pronto? Aspetta. Ma che cazzo vuoi? Fermati un attimo. Dario 91. Comunque, se mi stai in altri tre minuti sul Catania de Morimoto, mi sa che Dario comincia. Fammi rispondere l'ultima volta alla chat, poi promesso non rispondo più. Però, chat, ok, il discorso è che io sarei ben contento di fare i complimenti alla Roma per gli acquisti, ma se gli acquisti sono Lefe, giocatore che per me è inutile, Dovvik, giocatore che ha costato al Milan, ho detto che non avrei mai voluto perché secondo me c'è un grosso rischio opaco, e Sulè, giocatore che ho visto tutto l'anno scorso al Frosinone, di cui ritengo grosse responsabilità per la retrocessione, ok? Capite che non è colpa mia. Se la Roma prende Thiago Santos, dico grande colpo. Se la Roma prende Cerchi, dico grande colpo. Se la Roma prende Chauna, che per me è un grande colpo, dico grande colpo. Ma devono prendere giocatori che mi piacciono. Se dicono giocatori che non mi piacciono, lo dico. Che cazzo devo fare?
Me dice un'altra di due o tre cose su Mascara, Morimoto? Mamma mia. Lo sapete chi c'era pure? Davide Baiocco, ve lo ricordate? Baiocco, come no? No. Come no? Aspetta, in porta c'era Andúcar, mi pare? Andúcar, c'era Mariano, Mariano. C'era Spalli in difesa. C'era Spalli. C'era Sergio Almiron. Sergio Almiron. Attacco Mascara Spinesi. C'era pure Biaggi. Spinesi, Berghessio. Marco Biaggianti. Biaggianti, sì. Berghessio, Papu Gomez, Ciccio Lodi, mazza che sinistro che c'aveva Lodi. L'edizione calcio nostalgia, però magari sì, esatto, anche un'altra volta. Vabbè. Fuori, perché non eravate nati, no, un cazzo. È la verità. Torre, lei fa quello che dico io stasera. Fuori faina. Rotto il cazzo, ha rotto il cazzo. Avanti! Amico mio! No, scusami, Fra, perché devo arrivare su una domanda. No, aspetta, prima voglio dire una cosa alla mia chat. Che il cugino di Sharon mi sta assemblando il computer. Ah. E siccome quella merda di Enerix non mi vuole insegnare a fare regia, mi insegnerà lui a fare regia. E dal prossimamente vedrete il Faina regista. Buona fortuna. Finiranno. In bocca al lupo, Faina. In bocca al lupo, fratello. Ci riesce Asso. Ma Asso non fa regia, fratello. Asso sta fermo a mangiare regia, yogurt in live. Far partire live. Esatto. Far regia, Faina. Un po' diverso. No, un attimo, Fra, perché ci dicono che dall'Inghilterra dicono di Milan su Arnau Martinez per la fascia destra. Io non lo conosco, quindi ti chiedo. Siccome parlavamo prima del contesto Girona, ecco, Arnau Martinez, pure lui 2003, parliamo di un giocatore per me tipo generazionale. È un giocatore veramente molto interessante. Tra l'altro gioca bene la palla coi piedi sempre, c'ha accelerazione, mette colpo scudetto? No, non è colpo scudetto, il colpo scudetto lo fai se prendi l'asse centrale, quello lì, Pavlovic, il centrocampista, e insomma quella roba lì. Stiamo parlando del nulla, una notizia dall'Inghilterra. Però Arnau Martinez sarebbe... Io me l'aspetto un giocatore da Milan, Andre, cioè, da Moncada, ecco, è un giocatore da Moncada. E quanto costa? E che ne so. Vabbè, devi sapere, però, una media. Su Transfer Market dice 10 milioni. Secondo me ti chiederanno 20-25. Ha parlato Furlani, non so se avete detto. No, che ha detto? Ha detto non abbiamo fretta, quest'anno possiamo essere pazienti, c'è tempo. Dario fino alla 91 dottore, lei è veramente un cretino. Dove vuole? Dario 91. Grazie Dario, dicevi, numero uno. Dicevi Cohen? C'è tempo fino alla fine di agosto, il mercato è lungo, noi siamo tranquilli. Pulisic può giocare da 10, anche Loftus può giocare da 10, questo però non ho capito se ha detto Fonseca o Furlani. Questo è un tema. Quindi, vabbè, ha detto quello che ho detto io. Io sono d'accordo. Praticamente ha detto che Samaritz c'era un nuovo William. No, mi dai un quadro? Mi dai un quadro sul Milan, no. Franci? Sai che penso che, ripensando a Arnau Martinez, che probabilmente Fonseca vuole, perché giustamente lui pensa il Milan ha preso tanti gol quest'anno, il rischio, eccetera. Secondo me lui vuole sganciare totalmente Theo Hernandez, ok? Sì. Quindi sfruttare quella qualità lì e avere un esterno dall'altra parte, non come Kalulu, che tra l'altro nasce terzino, cioè il Milan lo prende quando fa il terzino e poi lo riadatta, sì, ma prendere un giocatore molto più di palleggio, ok? Di qualità tecnica, di gestione della palla, che non serva che vada a 3000 all'ora davanti, ma che te gestisca magari la palla in modo tale da creare i presupposti per lasciare lo spazio a Theo Hernandez. Potrebbe essere un video di questo, un video di Arnau Martinez. Non so se ci sono, però e comunque da me aspetta, però mettilo vai, finisci. Se l'idea del Milan è Pavlovic, che ragazzi Pavlovic è Pavlovic, è inutile di altre cose, un altro attaccante e un centrocampista importante, il Milan lo può fare anche fra tre giorni, sono 10 giorni. Sono d'accordo con te, non ha necessità in questo momento il Milan. Secondo me la necessità del Milan è fare il colpo giusto. Cioè, quella è l'unica necessità del Milan. Non ha la necessità di farlo subito,
ma la necessità di farlo giusto. Quindi se ci vogliono 10 giorni in più per farlo giusto, ok, Pavlovic lo sappiamo, magari ci vuole un po' più di tempo tecnico per chiuderlo, va bene. Ma se il centrocampista ci vogliono 10 giorni in più per chiuderlo, perché non sei sicuro di voler prendere Fofana, non sei sicuro se il giocatore è giusto, stai valutando altre alternative, grazie Skyfall, fa bene a prendersi tutto il tempo. Non è quello che sappiamo, però. Cioè, non è che loro stanno valutando se Fofana è il colpo giusto, loro stanno valutando che Fofana non lo possono pagare così. No, questo non lo sai tu, Cohen, però. E questo non lo sa nessuno, cioè, ci basiamo su quello che... Però questo è quello che ci raccontano, io onestamente di quello che ci racconta la stampa sul Milan non mi fiderò mai, per me non esiste sta roba qui. Beh, vedi quello che ti dicevo prima, Luca, cioè non gli serve magari quello che c'ha strappo, ma quello che controlla il pallone, molto bravo a livello posizionale, attento in fase difensiva, magari non gli serve che vada per forza avanti, perché ce n'hai quattro sicuri, che sono la punta, i due esterni e un centrocampista che si inserisce, più Teo Hernandez sono cinque, più un altro sono sei. Ma è, basta, ne avanzano. Ma è Mancino? No, no, è questo qua che interviene in scivolata. Ah, ok. Ma avete visto cosa ha detto Fonseca su Pulisic? È modo di giocare, ma che coglione, non ascolta allora. No, no, però non ha detto, dice un'altra roba, c'è un'altra roba che dice Furlani, che secondo me è giusto citare, perché Furlani dice: Teo Hernandez e Magnan restano, noi non siamo obbligati a vendere i giocatori per carenza di capitale o problemi di flusso di cassa, quindi non abbiamo bisogno di cedere nessuno. Da tifoso ti posso dire che su Magnan e Teo non devi preoccuparti, la nostra ambizione è di lottare per lo scudetto ogni anno e di essere competitivi anche in Champions League. Quindi Magnan e Teo dice che restano. Ma ci mancherebbe solo, dai. Io non le farei ste dichiarazioni, nel senso che poi se ti arriva veramente quello con i soldi veri, e tu dopo perché ti devi giustificare? Cioè, a meno che non... Cioè, però Francesco, sai che queste cessioni si fanno a luglio, è difficile che agosto è vero, assolutamente. Però ti dico, secondo me veramente fra il Milan, Magnan e Teo li cederebbe solo per cifre folli. Di quello sono convinto. Cioè anche ad una cifra giusta il Milan non cede. Cioè se arrivano 60 milioni per Magnan, che secondo me è una cifra giusta, il Milan non lo cede. Se arrivano 80 milioni per Teo, che secondo me è una cifra giusta, il Milan non lo cede. Per me è giusto ragionare in questo modo. Poi non so se sia giusto a lungo termine. Esatto. Infatti quella è la considerazione che ti stavo per fare. Sì, sì. Però, non so se poi a lungo termine ha senso. Non è chiaro. Per il portiere è sempre sbagliato. Sopra i 50 è sempre sbagliato rifiutare. Che cazzo di occhiali sono, frate? Quelli che uso tutti i giorni, caro coglione. Esatto. Caro coglione. Grazie, Gabriele. Ma come stasera sta tirando? Ma questo si è fatto i capelli, ha perso i miei poteri. Fammi vedere il capello senza capelli. Sì, la pinzetta dei sopracciglia. Aspetta. Mamma che merda. Ma hai pagato, Torre, per fare sta roba. 35 euro. Torre, ma fa vedere la sfumatura. Torre, fatta male, ma che frate, 35 euro, non è una sfumatura, è un doppio taglio netto. Franci, una cosa al volo. Per doppio taglio si fa qua, però non si fa qua. Bro, 35 interesse euro. Interesse personale, Franci, ma lei in un calcio a 7 prenderebbe Marcel Bukele a centrocampo? Dipende come sta. Come sta? Aspetta che lo sento, Francesco. Palla da titolare. Beh, a 7 sì. Guarda, i giocatori che hanno giocato a centrocampo in quel modo, da mia a 7, secondo me, anche se non corrono tanto, sanno sempre dove si devono mettere. E attenzione, perché tu non sai delle cose, forse le sai, ma tu non sai delle cose. Grazie, Gabriele. Su cosa? No, proprio sul calcio a 7. No! Caro Faina. No! Ci hai tradito. No! No, invece proprio no, secondo me. C'è qualcuno che ti finanzia per noi? No, non si può dire. Vabbè, poi ve lo scrivo in privato. Lo scrivo. Però sappiate che alcune cose dipenderanno da me, cari miei. Ma quindi mi sta dicendo che lei... Ho capito. Bastardo. Ho capito. Maledetto bastardo. C'ho due tre che so, eh. C'ho dei nomi. Vabbè, andiamo oltre. Andiamo, non diciamo. Vabbè, ma spam di cuori in chat, tanto abbiamo capito tutti, non lo diciamo. No, in realtà spam di cuori in chat. In chat non l'hanno capito, però. Sì, sono intelligenti, la chat è molto intelligente. Allora, Coin, c'è una domanda sul Milan? Te mi devi fare la domanda, come no? No, io non faccio domande qui, peso qua. A Francesco.
No, no, no. Oh, comunque ti hanno messo a fare le domande, hai capito? Ma è incredibile, cioè adesso devo fare domande. Hanno messo a fare le domande. Sì, ma lui, lei si pensa che davvero lei è l'ospite d'eccellenza? Io sono qua a dialogare con degli amici del futuro. Perfetto, del futuro, siccome di Giovan Battista mi ha detto che non ci tiene a essere suo amico, gli vuol fare una domanda calcistica. No, mi rifiuto di fare domande a di Giovan Battista. Guarda, mi sarei rifiutato io di rispondere, quindi andiamo nella stessa direzione. Cosa ne pensa di Robinho? Ma aspetta, per favore. Ma prima o dopo? Prima, per favore. Parliamo del dopo, parliamo del dopo. No, del dopo che no. No, meglio. No, io ho una domanda sull'Inter. Te pareva. Mica sulla Lazio. Ma ho fatto sulla Lazio, ho chiesto su Cerchi. Fuori faina, Torre, fuori. Chat. Ma sì che sente, che cazzo volete? Aspettate, esco e rientro. Fa tutto giusto. Non si è scollegato il coso, mica è colpa mia. Colpa mia, mo che si scollega il mixer, che non funzionava. Arriviamo subito. Sigla. Ma mi sentite voi a me? Ma mi sentite? Sì? Ah sì che mi sentite. Aspettate, allora è un problema di mixer. Ma ce l'ha fatto? Non funzionava. Comunque il mixer! Vedo... Oh, ci sei? Si è staccato il mixer, bro. Dicevo, chat. No, l'hai staccato, no, bro. No, frate, sono qua fermo. C'ho il ritorno. Aspetta. Nella vita serve stare calmi. Stare calmi, Torre. To. No, c'è il ritorno. No, state zitti. Adesso non più. Dicevo, chat, ho preso, stava dal Carrefour, una tin dei Pokémon a 40 euro, no? Detto, ma sai, cioè, proviamoci. Oh, trovato una delle carte più rare del set, 60 euro di carta. E anche oggi andiamo up. A 60 euro una merda, Neri, cioè hai detto come se valeva 10.000 euro. No, ma perché è l'espansione nuova, è l'espansione. Io c'ho un amico a Milano che le... sì. Che le vende anche? Beh, lui non le vorrebbe, le acquista sicuro. Ma mi ci mette in contatto, porco, sono a Milano. Sì, ma lei la carta più rara che ha che vale 60 euro, Enery. Diciamo che ha un cognome importante, caro Enerix. Ha un cognome importantissimo. No, Ciccio Gamer. No, che ci, ma chi sono? Pistolini. Come chi sei il culo? Ma è gravissimo. Ma fratello, ma stiamo scherzando. Ma non ha sentito Faida, ha fatto il cognome di lui. Ho chiesto. Fuori Enerix. No, Enerix no, fuori dai. Fuori. No, fuori. No. Fuori. Mi rifiuto. Torre. Mi rifiuto. Torre. Tanto ormai la fattura è arrivata. La fattura la vedi nel 2025. Ma no, non te penso, è stato bellissimo. Fuori. Non è stato bello. Frate, un cazzo, fuori. Frate, fra 10 minuti il compleanno del mio amico, non posso buttarlo fuori. Non me ne frega un cazzo. No, fuori. Non posso. Il suo amico. Fuori. Sono io il suo amico, cretino. Ah, il tuo compleanno. Sì. Fuori Giovan Battista. Che ha trattato male il mio amico. No, ma Enerix deve uscire a 59. Perché domani le sabbe per il suo compleanno le facciamo domani. Chiaro. Prego. Facciamo i miei auguri, dai. No, dicevo, volevo chiedere a Fra sul Milan. Perché magari una mia sensazione, no? Ma in realtà no, secondo me è una roba effettiva e fattuale e constatabile. Però io vedo tante persone che in questo momento stanno già valutando il Milan come una squadra impossibilitata alla lotta. Grazie, Zucchina. Ok, perché? Al di là dei colpi che possono arrivare, Fra, ti chiedo, da persona che capisce di calcio, tu in questo momento il Milan la posizioni come una pretendente per lo scudetto o la ritieni una squadra che è un miracolo se lotta per lo scudetto? No. Io il Milan la metto a tutti gli effetti, cioè senza... Tolgo Pavlovic, il centrocampista. Come adesso. Io il Milan ce lo metto in lotta per lo scudetto. Sono d'accordo. Che è quello che dico io. Grazie. Perché non... Ragazzi, il Milan non ha cambiato niente. Ha cambiato allenatore, ha cambiato staff medico e staff dei fisioterapisti e secondo me farà proprio la differenza totale, vedrete. C'ha un Leao con un anno in più, c'ha un Pulisic ancora dentro, c'ha Loftus Cheek dentro le dinamiche del calcio italiano, c'ha Reinders che vedrete crescerà moltissimo. Grazie, Fra. Proprio crescerà moltissimo.
Io pure c'ho l'avvocato. Non è scarsa, non è scarsa come, la, come la definiscono la, la rosa del Milan. Perché io Renders me lo sarei preso in tutte le squadre. Sì, però, no, grazie. Ci sono un sacco di giocatori capaci di fare la differenza. Però purtroppo c'è questa idea del Milan dell'anno scorso che ha offuscato le menti di tutti. E tutti ci reputano. Soprattutto fra. Vabbè, ragazzi, era un ciclo finito, su, era esatto, ma cambiavi 30 giocatori o cambiavi l'allenatore. Sì, ma fra, ma o cambiavi 30 giocatori o cambiavi l'allenatore. Sono d'accordo, è complicato farlo capire alle persone, però. Pensano che il Milan dell'anno scorso sia questo e che andrà solo peggiorando. Ma in realtà i giocatori che hanno reso così con Pioli, già solo cambiando allenatore, cambieranno da così a così. Beh, ma non è detto, Luca, però, non è sicuro. Ma io sta roba ma segno, Non è sicuro, però io mi devo cominciare a segnare le cose. Ma che schifo è la mini Coca-Cola? Ma faccia vedere. Ma è una mini Coca-Cola. Io mi devo cominciare a segnare le cose. Torre, questa è un la live del 26 luglio è segnata sia per Cohen che per Francesco. E anche per il compleanno di mia nonna. Posso fargli immensa, 85 anni. Applausi, assolutamente. Immensa Anna. Che al contrario se legge. Non so, Anna. Bravo, è palindromo, molto bravo. Oh, i nuovi non avevano nipoti. Oh, ma potete far parlare il mio amico? Quando dicono che vogliono il cazzo con le lattina di Coca-Cola, io incredibile. Non ricordi dei miei problemi strutturali? Non è l'unico, Faina. Magari. Dicevo, posso andare sull'Inter o vi indignate? Certo. Grazie. Allora, Francia, come i topi non avevano nipoti. A parte lo scambio Fasullo, insomma, che non ritiene opportuno. Una cazzata. Dumfries e Wan-Bissaka, a parte Zielinski e Taremi, la partenza di Carboni può essere un neo nella rosa dell'Inter? Ma che cazzo di domanda è? Ma che cazzo di domanda è? Non ha mai indossato mai dell'Inter? E se sì, come vedrebbe l'inserimento di Albert Gudmundsson? Per me l'uscita di Carboni è un colpo al cuore, ti dico la verità, perché secondo me c'ha grandi prospettive Valentin Carboni. Non sono mai stato un grande fan di Gudmundsson, lo dico proprio fenomeno apertamente. È un buon giocatore, però secondo me, cioè pure ragazzi, Andrea, hai parlato di Dovbik prima, che non è c'ha la stessa età, insomma. Sì. Non è che ha fatto, però qualche qualità la vedo. Ma ce l'ha, ma così che il tweet di Zangrillo, lo vedi? Sì, non l'ho capito, però vabbè dice che sono minchiate in poche parole. Sì, esattamente. Comunque all'Inter gli serve la punta solo nel momento in cui loro non si fidano più di Marco Arnautovic, che oggi ha la febbre. Vabbè, ma ce n'ha tre sicure di grande affidamento. È la quarta è Arnautovic, la quinta può essere un giovane, ma Carboni deve giocare. Però Carboni deve giocare. Però, è che sta all'Inter, che sta a fare l'Inter a fare la quinta punta. Claro. Però avere Gudmundsson come punta panchinaro... Ah no, è lusso totale, ma che se no... Ma io quando ti dico non mi fa impazzire, io ti parlo ad altissimi titolari, ad alti livelli. È chiaro che se lo prendi come alternativa... Se tu c'hai i soldi per pagare d'attacco. 30 milioni... Ma se tu c'hai i soldi per pagare 25-30 milioni un'alternativa, è tanta roba. Io fossi l'Inter, butterei, investirei i soldi su qualcosa più dietro, quindi sulla parte dei centrali. Perché però infatti l'Inter vuole il prestito, perché l'Inter non darebbe mai 30 milioni così subito, cioè vorrebbe un prestito con diritto, ed è per questo che non si fa, perché il Genoa giustamente vuole l'obbligo. Torre, è ovvio, l'Inter lo vorrebbe prendere in prestito, ma il Genoa perché dovrebbe dartelo in prestito? Secondo me il prestito te lo dà, però per star sicuri loro vogliono l'obbligo, invece l'Inter per star sicuro lei vuole il diritto, perché se poi detta Torre questa? No, stai zitta, quelli di Caballo l'hanno detta? Frate, coglionazzo, Caballo dai tu 2 ore dopo di me. Non l'hai data tu Caballo? Non l'hai data tu Caballo? Caballo fatto all'Inter io non l'ho mai dato, vicinissimo. Ho detto accordo raggiunto. Accordo raggiunto è quello che ho detto io. Accordo raggiunto col giocatore. Tu hai detto è fatta, mettendo la bandiera della Colombia. Fatta, bandiera con la Colombia sontuosa. Fatta. Mercato, fammi finire sull'Inter, mi interessa. Sai qual è un difensore colombiano da prendere? Sergio Palacios.
Sergio Palacio. No, le Palacio ne abbiamo già avuto uno. Un'altra pippa. Tutti no, i giorni. Allora, voi chat dovete sapere che Francesco Di Giovan Battista mi riempie di pippe tutto il giorno. Tutto no, il giorno. Detto manda... così fa, detto così fa, detto così fa molto ridere, vero? C'è ragione. Mi manda una caterva dei giocatori scarsi di cui io non trovo video perché lui li guarda su Wyscout. Io vado su YouTube e su YouTube non ci stanno i video. Quindi qualcuno glielo spiegasse, gliela spiegasse questa cosa qua. Ma quindi è forte no, su Football Manager. Una cosa sull'Inter. Adesso te lo prendo. Anche io due. Non capisco fra sto feticismo su Valentin Carboni. Cioè magari non ce vedo... Fenomeno. Ho un bidone. Ma la qualità di cui parlano in tanti... Fenomeno, vero. Io vorrei cioè, vedere quante partite ha visto Faina De Carboni. Li vedo un grande tante, passo. Perché giocava a Monza. Perché ma non ha mai giocato, frate. Giocava. Però non mi sembra eccelso no. tecnicamente. Non mi sembra... eccelso nell'intelligenza tattica, nella capacità di vedere i compagni. Cioè io lo vedo tuttora un giocatore limitato. Sì, però c'ha margini, Andrea, c'ha margini veramente di crescita, molto importanti. C'ha... ecco, secondo me io sono curioso di vederlo fra un anno dopo del però derby. Fra quanto è aumentato il valore no, di no, io sono curioso di Zerbi quest'anno, credibile. Perché se no la narrativa vostra è finita, ragazzi, eh. Che deve fare? Vediamo del campionato. Beh, scusa, però Franci, in la Ligane non mi sembra tutto sto, no? Secondo me ha fatto un downgrade, no? Secondo me. Secondo me fa un downgrade rispetto al Brighton. No, rispetto alla Lega, rispetto alla ok, tutti, perfetto. No, tutti però fanno, vediamo, però ragazzi. Downgrade, se è arrivato il momento di dimostrare per De Zerbi, signori. Basta con le narrative, Sono d'accordo. Beh, aver portato in Europa League una squadra sì, bravo, ci mancherebbe, se no rimaniamo a livello guarda che io sono d'accordo con te, da questo punto di vista, cioè io mi aspetto tantissimo da anche perché c'ha una squadra che secondo me con la quale lui può lavorare molto e molto bene, tra l'altro. Cari sciocchini della chat, Massimiliano Allegri aspetta la nazionale, forse non v'è chiaro. Ma è nazionale che non aspetta lui, frate. Che Massimiliano Allegri aspetta la nazionale italiana. Quindi aspetta il mondiale fra tre fra non due penso. Anni. Se ci andiamo, caro Francesco. Capito, fai però veramente. Ho capito, sono 10 anni che ci andiamo. C'avevo i capelli ancora, stavo senza barba, che ne so. C'è anche una foto su Telegram com'era fai 10 anni fa, eh? Se vuoi andarla a prendere. No, io la denuncio, non era 10 anni fa, io avevo 19 anni. Comunque, voglio concludere al volo sull'Inter, poi salutiamo Francesco. Oh, ma quanto è lunga la mattina? Minchia, due ore che abbiamo visto questo. Ti giuro fa che fra che prima sei stato almeno 3 ore così, esatto. Non so come abbia fatto a non finire. È incredibile. Allora, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, tu metteresti, perché poi le coppie sono quelle, no? Quadrado va via, non c'è mai stato l'altro anno. C'è Dumfries, Darmian a destra, giusto? Sì. Perché sì. Sennò non ne vedo altri. Sì. Ok. E c'è Di Marco, Carlos Augusto a sinistra. Con Carlos Augusto abbiamo sentito pure il mister, ha detto che potrebbe fare il terzo tranquillamente di difesa, sì. No? A sinistra. Ecco, fossi in ausilio andresti a prendere qualcosina... Cioè, secondo te manca qualcosina lì nelle coppie, sì. Oppure no? Tolto l'attacco, sì. Chiaramente. No. Se l'idea è quella che Carlos Augusto possa fare il terzo, io un giocatore dietro Di Marco ce lo metterei. In realtà lo prenderei pure dall'altra parte. Ma di là serve però... più, però, fra. Perché di là sì. Non c'è Buchanan per 7 mesi. Cioè, fai 5 mesi, fino a dicembre non ce l'hai. E chi è che mette? Dico una cosa e me ne vado. Vai. Hot take. Sarà molto più facile nel futuro prossimo della storia del calcio di rivedere un nuovo Messi che un nuovo Cristiano Ronaldo. Ciao Neri. È un bel messaggio questo, comunque. Ma forse è una cosa sensata che dice. Fra 3 minuti è il suo compleanno, sta crescendo. Ma te ne hai capito anche il tweet del Zambillo, stai ubriaco stasera. Sì, esatto, che ci incazzo. Era chiaro, non c'era da capirlo, quello era chiaro. Quindi prenderei, sì, guarda, se ci fosse la possibilità, qualche cosa prenderei da tutte e due le parti. Ti dico la sincera. Quindi sia a destra che a sinistra? Sì. Ma anche nomi più giovani rispetto ai Di Marco, quindi giocatori anche magari con caratteristiche diverse. Se tu
che ne so, adesso vado un po', vado così un po' a casaccio, se cerchi quello gigantesco super veloce puoi prendere Archie Brown. Ah beh, no, Archie Brown no, perché è andato in Inghilterra, niente. Cioè il terzino del terzino esterno della Germania, Raum, secondo me è un giocatore che nell'Inter ci potrebbe sta. De Kuiper, che gioca nel Bruges, è un giocatore intelligentissimo e secondo me Gerard Di Marco, se starebbe pure zitto, gioca nella nazionale e secondo me ci potrebbe stare. Cioè ti devi inventare qualcosa perché siccome Inzaghi le cambia sempre, i due cambi classici di Inzaghi sono sugli esterni, perché comunque gli chiede tanto fisicamente. Io non so se, ripeto, fisicamente la reggono una stagione tutti e quattro. Non lo so. Vedi, infatti, qualcuno adattabile? Di quelli nella che rosa dell'Inter? Rosa? Sì. Anche in primavera? Ma in primavera sono troppo... Guarda, io ho parlato con Mister Kivu. Che salutiamo. Mi ha detto... Ciao Mister, che tra l'altro si è andato via. Sì. Però mi ha detto che secondo lui... ancora sono troppo piccoli nella primavera dell'Inter. Arrivano, scrivono che ancora... Pavard può fare l'esterno, Bissek può, sì, fare l'esterno. Bissek secondo me un po' meno, Pavard c'ha senso, però non come li vuole Inzaghi, secondo me. Non ce li vedo proprio adattabili, no. Sì, Pavard sicuramente, perché l'ha fatto, ha fatto anche l'esterno basso, insomma. Ma Bastoni ce lo vedi, Fra? Bastoni però è un peccato, sarebbe un peccato. No, lo so, ma infatti sto di per cioè è una cosa utopica, eh. Beh, lui comunque è uno, Inzaghi l'ha proprio modellato per andare, sì, anche, sì, avanti, va, per cui... va, sì, però sarebbe un peccato vero. Sarebbe un peccato vero, perché lo metti proprio largo in ampiezza, gli fai giocare. Scrivono Kamate. Ma va in prestito. Kamate, ha fatto una grande partita l'altro ieri. Però è 2004. Uh-huh. Sì, però secondo me Inzaghi ti chiede proprio qualche cosa di diverso rispetto a Kamate. Scrivono, ha detto Topalovic. Non è in quel ruolo. È proprio totalmente differente. Kamate stesso pure, che ha fatto il giocatore centrocampo, ma è un giocatore molto più offensivo, è tipo Buchanan. Okay. L'altra volta ha giocato esterno. Ha giocato quinto. Però vabbè, va in Spagna, quindi. Lui gioca a destra, ma è mancino. Sì. Quindi, insomma, Inzaghi invece preferisce averci su, a parte Darmian che gioca un po' dove gli pare, preferisce averceli proprio col piede sulla riga, perché vanno e crossano. Comunque vediamo. Chiudimi, Todibo o Gatti? No, sì, vabbè. Ma che cazzo di domanda è? No, perché Sabatini ha detto, Sandro che c'è in radio, ha detto che lui non vede tutta questa differenza. Infatti ha detto Sandro. E io mi dico, per favore. Questa cosa è gravissima. Non è confrontato. Dissociamoci. Vergognati. Salutiamo. Vergognati. Tra l'altro so che ci ha avuto da qualcosa da dico Torre nei mesi passati. Sì, vabbè, una querela. Voglio bene. Voglio bene, sì, Sandro. Grazie Francesco. Grazie Francesco. Ciao. Come diceva il Cipolla, c'ha avuto qualche problemuccio. Problemuccio. Buona serata a tutti. Ciao, bro. Grazie Franci, grazie ciao, mille. Ciao. Spam dei cuori per Francesco, sentitelo in radio la mattina. Lo fanno. Tanti auguri al Pirrix. Scusi. Auguri Andre, tanti auguri ragazzi. Fai la storia su Controcalcio, imbecille. Come così metto? Grande Andrea, tanti auguri. No, metti una foto sua con scritto tanti auguri. No, non lo farò. Coin, ma che sta succede qui dentro? Coin? Ma io mi mando tutti a fanculo. Ma dov'è Enerix? Perché se n'è andato? Perché sta con suo bello a stappare lì la rinnita. Non ha mai festeggiato in 22 anni, mo quest'anno deve festeggiare. Ma tu pensa che roba, lui il compleanno suo va a prendere Zapari in stazione... Poi zio Bello perde il treno e arriva fino a Novara. E poi c'è un treno in 10 minuti Novara Milano, eh. Con la macchina a noleggio, quindi con spese. La macchina a noleggio ha preso un'altra multa. Va bene, che schifo, ragazzi. Allora, Torre, dobbiamo fare noi con. Aspetta, però noi abbiamo tradito la chat, che Giovan Battista doveva regalarci una maglietta. Sì, ma la regala tranquillamente. No, ma doveva sceglierla oggi. Vabbè, la sceglierà dopo, che la sceglierà domani. Qual è il problema, okay, ragazzi? Francesco ormai è uno di noi, eh. Non so uno se di capito. Noi, Francesco, uno fa, di allora noi. Dobbiamo fare una ruota e il bingo. Che mezz'ora il bingo, bro. No, che mezz'ora? Non chiudiamo in mezzo, scusa. No.
No, però abbiamo fatto mezz'ora in più. Eh sì, da un'ora siamo stati un'ora e mezza, abbiamo iniziato a 22:30. Ah, un'ora la sera. E cioè, stasera, no, ma non è no, la sera è di solito un'ora e mezza, ma no, è sempre un'ora, frate, non mi hai fatto. No, è un'ora e mezza anche gli altri giorni quando siamo più gente. Però stasera avevo detto all'inizio era un'ora. Che facciamo tanto, frate? Ma tu non è stato invitato a casa di Enrix, scusate, questo è un fatti uno schifo, no, 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 aspetta, ero stato invitato, ma sono qui, quindi non è immenso. Hai rifatto pure non i capelli. La macchina. Sai che serata stasera là, Sodoma, Gomorra, tra le lenzuole. Non c'ho la macchina, non c'ho la macchina per ora, quindi non posso andare. Allora, vedo che ci sono, vedo che ci sono dei ragazzi che fanno i freebooter. Amici miei, noi vi ringraziamo tanto perché ci fate tanta pubblicità, però vi voglio bene, noi ve la famo, se ci stanno i TikTok sono nostri, se ci stanno i TikTok di altri, non la famo. Ciao Yaron, un saluto a Yaron, saluto anche te Yaron. Che cazzo. Grande, Yaron, infatti grazie. Torre, allora partiamo con il bingo. Fammelo aprire. Oh, niente musichette in sottofondo. Come, ne se può andare, vada. No, dai, fa, a lei mi sta cacciando, no, due volte rinnova. No, metta la musica, per favore. Un saluto anche a Michael Football, immenso Michael Football. Michael Football. Immenso. Bingo, Michael bingo. Football non mette solo noi. Senza Ciccione live perde. E tu qui proprio che non ci hai capito un cazzo. Ma Ciccione, ragazzi, è la persona più inutile che ha mai avuto questo canale. No, vedi, noi siamo in serenità, a paradica. Ciccione non sa parlare. Ma urla, fratello, urla, devo urlare sopra tutti, che due coglioni. Urla, urla. Mamma mia, fratello. Non mi devi cacciare, pezzo di merda. Sono in merda. Pezzo di merda. Corre la storia per Enrix, se non l'hai fatta. Allora, io mi chiedo, ma quante mani ho? Devo avviare il bingo, spostare le persone, mettere la musica, fare soldi, poi che cazzo volete che faccio? Non lo so, ma io non capisco, non capisco. Chieda scusa a Marco Fabiani, imbecille. Marco Fabiani sta fuori almeno... non lo so, l'ho messo così a caso. Allora, prima che lo dicesse. Ragazzi, Marco Fabiani deve imparare, che non è che se c'ha 50 anni la può insultare. Torre, il bingo nuovo, l'ha fatto il bingo nuovo. Se... 6 mesi che deve fare il bingo nuovo. Torre, davvero, facciamo sto bingo però. Fatemi aprire il bingo, non rompete il cazzo. Che devo aprire sull'altro schermo. Che poi sto bingo, vi giuro, non vedo l'ora che tolgono l'estensione, che no, fra un po' lo tolgono. Vi svelo la chiamata quando gli abbiamo chiesto di fare il bingo nuovo. Fa, ma sì, frate, ma pure un'immaginetta al giorno lo faccio. Sono passati 300 giorni. Dopo la ruota, dopo il bingo, dai. Frate, 90 comunque ci avrei messo, quindi non è che sono tanti in ritardo. Allora, potete entrare nel bingo, entrate in sto cazzo di bingo, che fra un po' tolgono l'estensione, godo come un cane. Non si potrà più come fare. Grazie, Daniele. Sì. Lo so che non siete per un secondo e che devo mettere bingo di qua. Sì, la tolgo comunque. Torre farà il bingo, il giorno dopo lo tolgono. Sì, esatto. Perché non lo faccio? Hanno detto che lo tolgono. Non paga più quello che ha fatto il bingo. Dovremmo trovare un'altra cosa. Ragazzi, entrate. Che coin ha il telefono lì? No. Faina? Che te serve? Fai come... Vedi come si entra nel bingo. Allora... Andate qui sotto, vedete qui sotto c'è l'immaginetta del bingo, eccola qui. La vediamo. Questa qui. Cliccate sopra, vi si aprirà questa schermata. Sì, okay. La vediamo. Cartella solo sub, gratis, la riscattate ed ecco a voi il bingo. Applausi. Già che c'è Daud non si vincerà mai, veramente. Esatto. Grazie per chi sta sbloccando le cartelle extra, ovviamente. Ma Daud la festa non c'è. Sì, domani arriva. No, oggi stasera no. Ha perso l'aereo. No, ha perso l'aereo. Perché arriva col gommone da Udine? No, no, è gravissimo. Totalmente. Fuori un secondo. Fuori. Adesso rientri e chiedi scusa. L'aereo. Chiedi la scusa. E vedi? Perché non è abituato al mezzo. No, cazzalo. No. Fuori. È gravissimo. Fuori sta merda. Fuori. Non possiamo fare così del nostro amico caro Daud, che domani partirà. Si è pure laureato. Minchia, vero, eh? Ma tu hai capito, Faina? Questo qui fra 2 anni fa un sacco di soldi col fisioterapista. Mamma mia, frate, ma tu pensi che Jed è amica di Henry? Cioè, quello perde aereo, quello perde treno. Non sono capace a pigliare no, un cazzo. Ma in verità no, perché da Hood adesso corre andato... che all'improvviso non va a festa e si mette a fare il perché se no oggi non c'ero la live. Voi mi dovreste ringraziare. Cioè, oggi non c'ero live se non c'ero io. Scusi, però lei Cohen è vicino a Milano, poteva prendere la macchina. Sì, andare è vero. A fare la curia. Sono stato invitato, caro Faina. Vediamo questi retroscena. Insomma.
Che storia. Grazie Martix per aver sbloccato le cartelle. Grazie Gianni Gianni per aver sbloccato le cartelle. Grazie Piuzio. Ma non può chiedere il trasferimento. Grazie Sergio. No, perché? Dove vai? Ti ho messo bene qua, perché mi devo andare? Come sta bene là? Sto benissimo. È un posto di merda. Dove ho comprato casa, c'ho il giardino, c'ho tutto. Ma come hai comprato casa? Ho pure appena rifatto il bagno, 9.000 euro di bagno, mortacci dell'idraulico. Beh, tanto te li ridanno in 10 anni quando fai il... Ma che mi ridanno? Ho pagato tutto. Ho fatto il 110. Buonasera. Perché il 110? Classica il 110, che in verità hai speso 2.000 euro e fatto fattura 9.000. La detrazione in 10 anni. Sì. Vedi, te l'ho detto. Ma così è. Ah, ha fatto il bagno fittizio. Ecco, è come Bergamo. Okay. No, ha fatto il bagno fittizio. Sì, sì. Tutto regolare io. Sì, regolare. Sì, regolare. Perché sennò, torre, siccome lei è ignorante, non sa che non si può fare, perché sennò non ti fanno la certificazione degli impianti. quando vai poi a vendere casa, non la vendi. Va bene, la vendere tanto. Ragazzi, entrate, mancano 2 minuti, iniziamo il bingo. A quanti bits siamo, Torre? Pochissimo, bro, uno scandalo, dai. 1100, bro. Ma neanche, guarda, mi verrebbe quasi voglia di annullarlo, per farti capire. Guarda, una volta facevamo dei bingo allucinanti, guarda. Ma frate, come tutte le cose, dopo un po' stanca. No, ma è chiaro. No, non ho mai incontrato Eric. Grazie, Olli. Come no? Credibile. Non ho mai visto. Io non ho mai visto Faina, mamma mia quando lo vedo. Mamma mia, meno male che non l'ho mai visto. Mamma mia quando lo vedo. Ma manco Torre ho visto. Vabbè, no, anche me no. Ma non mi hanno visto quasi anche nessuno. Perché ho due occhi, non so se c'entra nello sguardo. Pensate, io la prima volta ho visto Coin, ragazzi, gli ho regalato una maglietta. Perché? Incredibile. Che incredibile, storia, ragazzi. Grande Andrea. Ragazzi, sbloccate le cartelle che manca un minuto. Dai, entrate comunque, minchia, almeno. Ero pieno di gente al Milan, no? C'è nessuno. Non faccio il carabiniere, non sarei qui tutti i giorni. Ah, carabiniere, Cohen. Sta buono, guarda, Salmo, guarda, oggi un amico mio mi chiama e mi fa, wow, frate, c'è sta un regalo ad un mago. Gli faccio, che regalo? Mi fa, Serundolo... Dopodomani deve andare a fare l'Olimpiadi, oggi con Rublev perde per forza. Ma chi ha detto sta roba? L'amico mio che gioca al tennis, che è bravo sul tennis, che ci capisce di tennis. Dico, boh, vabbè, me gioco, che gioca, vai sereno. Perso una piotta, vinto Serundolo 2-1. Ma che stai a dire, frate? Serundolo oggi non ha giocato con Rublev. Come no, ha giocato con Rublev, è 5, imbecille. Ha un mago, coglione. Ah, ok, con Rublev. Sì, ho sbagliato. Coglione. Ho capito male. Tanto domani, frate, tanto esce domani, frate. Ma poi che cazzo, scusami, ma anche te è in semifinale, ma si può andare a giocare. Puttana piotta, oh. Ma sì, ma non aveva senso, frate. Tasci sua, io per farmi i cazzi miei non rispondo a nessuno, no? Io su WhatsApp veramente rispondo poco. Porca troia. Ma sai quant'è Croazia a Parigi? Saranno dalla Croazia alla Francia, dove c'era un'ora di aereo. Secondo te questo qui perde 50.000 euro, 100.000 euro perché... Non c'è l'avvocato, Margreta, non c'è l'avvocato. Basta con st'avvocato. Margreta, vediamo un attimo se... No, vabbè. Per favore. Beh, guardate che cazzo... Dove è andata l'amante di Coin? Adesso si è scappata. L'orario è tardo, voglio dire. Devo impegnare... No, ci siamo. Ho fatto buttare una piotta, oh. Anche te, frate, ma qui ci sono dentro un esperto di tennis. Faccia partire il bingo, imbecille. No, manca 30 secondi. Chi c'è in chat privata? Qualcuno ha scritto in chat privata? Chi è? Guardate questo. Ciccione, oh, c'è Ciccione. C'è Ciccione in pre-live. C'è Ciccione in pre-live, oh. Ops, non l'avevo visto. Non l'ha visto il coglione. Ci penso o forse l'ho visto. Adesso. Ma sto dicendo che Torre è dis. Quindi. Per favore, no, per favore. No. Goal, per non favore. Ce n'è uno che veramente sa usare. Uno che sa mettere il destro davanti al sinistro. Io, Ciccione, cosa avevo scritto? Va che se non se ne accorgeva non ti mettevo. Sono al piano stasera. Ma quando avevo insudato? Ma che è? Mamma mia, ma che se ne va a far pianista stasera? No, casual, raga, ma che dici? Come casual? Alzati. Ma è un battesimo, mica un matrimonio. Come casual? Te vuoi mettere a canotta di oggi pomeriggio, no? Che schifo. Guarda, ero tentato, però poi no. Ma però, che il sudore fa perdere i capelli. Fatti controllare il fegato, perché io so già un paio di volte che ti incontro e te puzza il fiato, frate. Ma pure lui, ma te c'è il problema con sì, esatto, anche prima. Non so scherzare, ragazzi.
Guarda che a parte il fatto di sangue, grazie, Bed. Ma fegato non c'entra, frate. Fegato non c'entra niente. Comunque, se so, pure tu c'è una bella pista di bullying, come dicono in chat. Porco Dio. Dicono in chat. Oh, se... Shisho, se fai un figlio, c'è sdrai per terra e fai giocare con i soldatini. Porco due. Guarda, guarda come il parlatore c'è al capo. Guarda qua, Vinci. Guarda qua. Vabbè, Torre si è fatto i capelli con taglia unghia. Faina fa mamma non mamma con i capelli. Vabbè, Torre c'ha il riporto, Il riporto. Il riporto. Se hai i capelli davanti, il capello inizia dal da centrocampo. Ma che, frate? Ma che stai lì, frate? Ma dove? Non c'è neanche la stempia, sta al top. Ma va. Sono i capelli fatti male, questo sì. 35 euro, ricordo. È proprio fresco. Però, ragazzi, fa comunque male. Posso dire una cosa, ragazzi? Non me l'ho mai detta. Sono veramente fiero perché 1, 2, 3. Ma veramente la chat, Faina. Ci sono, ma che te metti col cartone della pizza? No, ragazzi. Ma perché? Ma che cazzo ridi? Ma guarda che io ti posso mettere. Potrei avere pure i capelli lunghi, ma. Guarda qua, tutto pieno, folto. C'è una... Ma dove folto? C'è una frequenza dei capelli incredibile. Ma che c'ha? Ma come tutto pieno folto? Le carote di Giulia. C'è ogni fermata da metro. No, c'è tanti capelli. C'è tanti. Ma te credo, gli dai soldi a quello che te vedi che ce l'hai. No, proprio la porco Dio. La densità. La densità, immaginavo.